Buongiorno a tutti, sono Simone Andreella di Andreella Foto. Oggi volevamo mostrarvi la nuova Z5, la mirrorless full frame di casa Nikon. Questa nuova macchina rappresenta il modello entry level full frame delle mirrorless Z e con i suoi 24 milioni di pixel e un buon numero di fotogrammi al secondo si posiziona sopra la Z50 e esattamente sotto la Z6. È una macchina nata per soddisfare l'utente amatoriale che vuole dotarsi comunque di un corpo macchina full frame. Infatti la macchina ha 24 milioni di pixel e la possibilità di avere una raffica da 4,5 scatti al secondo. Quindi si posiziona su una fascia, una categoria che può soddisfare sicuramente l'amatore che vuole utilizzare una macchina col sensore grande, che può fare anche un po' di caccia fotografica o di sport e può essere anche il corpo di backup per il professionista che vuole una macchina piccola e leggera da portarsi dietro. Allora io direi, andiamo a vederla nel dettaglio, apriamo la scatola e scopriamo questa macchina insieme. Chiaramente nella scatola abbiamo i classici manuali, la memoria che fornisce Nital, la nuova tracolla gialla della serie Z, carica batterie, i cavi vari, la batteria, il cavo USB-C, perché la macchina è dotata di una presa USB-C, l'ottica, che non staremo ad aprire, perché questa era una soluzione in kit, e chiaramente il corpo macchina. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Confrontiamola subito sulle dimensioni delle due sorelle, quindi Z7, allora facciamo così, Z7 e chiaramente Z50. Allora, da un primo confronto direi che è oggettivamente più simile alla Z7 e alla Z6 come dimensioni, anzi il corpo macchina direi che è praticamente uguale. La differenza sta chiaramente sulla calotta superiore, perché non abbiamo più il display, ad esempio questa è una Z7, non abbiamo più il display superiore, al suo posto è stata posta la ghiera delle funzioni, quindi molto più similmente a quello che era la Z50. Per il resto in realtà assomiglia molto alla Z7 e alla Z6. Rotelle, tasto di scatto, praticamente sono uguali. Quindi confrontiamo a questo punto di più con la sorella maggiore. Il retro direi che sono praticamente uguali, anche joystick e pulsanti vari sono esattamente tutti nella stessa posizione. Una delle differenze che invece c'è fra le due macchine, nonostante un corpo che si assomiglia molto, è lo slot delle memorie. Infatti Z7 in questo caso monta la scheda XQD, mentre la Z5 ha dentro due slot per la scheda SD. Una delle caratteristiche sicuramente interessanti di questa macchina è la presenza dello stabilizzatore a 5 assi sul sensore. Questa cosa ci permette di stabilizzare le immagini sia di un obiettivo stabilizzato a sua volta con una stabilizzazione interna, ma anche di stabilizzare obiettivi che non sono stabilizzati in modo nativo. Inoltre, la stabilizzazione a 5 assi funziona sia in un ambito fotografico che video e quindi ci permette di ottenere delle immagini decisamente nitide e può arrivare a una compensazione della vibrazione fino a 5 stop. Una delle caratteristiche della macchina è chiaramente legata alla velocità. La macchina raggiunge i 4,5 fotogrammi al secondo con l'otturazione elettronica, quindi noi abbiamo la possibilità di lavorare con l'otturazione meccanica, con la prima e la seconda tendina chiaramente che si muovono, oppure lavorare solo con la seconda tendina meccanica e con l'otturazione elettronica della prima tendina. Per arrivare però ai 4,5 fotogrammi al secondo dobbiamo utilizzare la tendina elettronica, quindi un'otturazione totalmente elettronica sia della prima che della seconda tendina per ottenere le migliori performance. Il corpo macchina è molto robusto perché, come per le altre macchine, è interamente in lega di magnesio, quindi sicuramente una macchina resistente e nata per essere
non dico maltrattata, ma utilizzata anche in ambiti piuttosto estremi. 675 grammi di peso, chiaramente connessioni Bluetooth e Wi-Fi per lo scaricamento delle immagini e controllo remoto della macchina. Come dicevamo, la porta a disposizione di questa macchina è USB-C e quindi abbiamo come connessioni abbiamo USB-C, HDMI, il tasto di scatto remoto via cavo e poi, per gli amanti del video, l'uscita a cuffie e l'ingresso microfonico. La macchina registra video in 4K, arriva a 30 fotogrammi al secondo, quindi, come dicevamo all'inizio del video, può essere anche la macchina giusta come backup per il professionista che vuole magari risparmiare qualcosina come costi, perché la macchina oggettivamente costa di meno rispetto alle sorelle maggiori, e non vuole comunque rinunciare alle capacità avanzate delle mirrorless di Nikon di oggi. Insomma, questa macchina sicuramente sarà apprezzata da tante persone differenti, dal professionista all'amatore voluto, dal signore che desidera avere una macchina piccola e leggera, fino al videomaker o al fotografo esigente che vuole una macchina full frame, abbinata poi ai nuovi obiettivi ultraluminosi. Sicuramente saremo in grado di ottenere delle immagini nitide grazie allo stabilizzatore, ma con una pochissima profondità di campo, e quindi soddisferà davvero i fotografi di una fascia molto molto ampia. Venite in negozio a vederla, è già disponibile e quindi è a vostra disposizione. Grazie per aver visto questo video, alla prossima!